Avevo pensato cosa potevo fare per i miei 300 iscritti. Un contest, ma è ovvio. Però non capivo di che cosa poteva trattare. Ho visto molti, anche molti video di altre persone che hanno fatto dei contest per i 300 iscritti e alcuni proponevano dei giochi, ma francamente io giochi non ne ho. Cioè, da dare soprattutto, perché di solito ho solo un computer. Poi ho pensato magari fare un video dove la gente deve fare un video per me e dire magari quale gioco è stato fatto, magari qualche video che gli è piaciuto del mio canale, o magari parlare solamente di me se sto facendo un ottimo lavoro, se faccio video belli, se sono interessanti, o magari anche un video dove volevate parlare di un videogioco che vi è piaciuto. Poi dopo ci ho riflettuto e ho detto, l'ha già fatto Mr. Tecnotube e non voglio ricopiare, a me non piace copiare le persone. Però, cioè alla fine per i 300 iscritti potevo fare un video per, tipo, scrivere in questo video sotto, partecipo, mettere mi piace in questo video e basta, cioè alla fine non è per iscritti nuovi, nel senso non è per gli iscritti che vanno dal 301 in poi. Quindi se domani per caso uno si iscrive e vuole partecipare a questo contest non può, perché è per i 300 iscritti. Siccome io so già chi sono i 300 iscritti, a massimo me li ricordo quasi tutti, non volevo però poi far sentire, diciamo, da alcuni YouTuber che mi seguono, cioè che loro mi seguono da tanto tempo e magari vince uno che non mi ha mai seguito. Questo lo so, sarebbe una cagata, lo so benissimo. Quindi è un po' difficile, raga. Appunto, cioè non saprei come fare a far partecipare quelli che, diciamo, gli interessano i contest e pure i miei video. Ecco, quindi alla fine non so che dire. Scusatemi. Allora, no, la fate gli scherzi. Allora, c'è una cosa che voglio fare, i premi, tra virgolette premi. Allora, per il primo posto avrei messo, per il primo posto avrei messo tipo un video dove il tipo si pubblicizza da solo, proprio come ha fatto Mr. Tecnotube, che chi vincerà nel suo contest metterà il video di quella persona che ha vinto sul suo canale per pubblicizzarsi. E per il secondo posto avrei messo fare un video con me, tanto per essere un po' equilibrati il primo e il secondo posto. E quindi fare un video che vorrebbe lui. Magari sceglie la persona del secondo posto, sceglierà un gioco che vuole fare tra quelli che io ho, perché non ne ho un casino di giochi, tipo Left 4 Dead, Minecraft o qualcosa, un gioco che ho comunque, e fargli fare un video o due video. Facciamo quattro video, perché per il secondo posto, se uno nel primo posto fa un video per pubblicizzarsi una volta, meglio fare per il secondo posto almeno quattro video per farsi conoscere sul mio canale. Quindi, che ne so, devo ricominciare ad esempio la serie nuova della FTB Ultimate Pack, perché non trovo più il mio mondo e quindi dovrò ricominciare da capo tutta la serie. Ho cancellato i video vecchi e adesso farò una nuova serie sulla FTB Ultimate Pack. E infatti ci sarà The Darkness Gate. Certo, se vinci tu The Darkness Gate metteremo un altro tipo di gioco, perché non è giusto che tu devi arrivare al secondo posto e devi fare quattro episodi quando li farai tutti. Non ha senso, no? Quindi ero indeciso quali premi mettere prima di tutto. E poi alla fine ho pensato, ma perché non mettere a tutti quanti scrivono partecipo e vado a metterlo nella lista come si chiama quel programma che ti fa i numeri a caso? Cioè tu metti 300, tu schiacci generate, ti mette il numero che appare così, a random, lo sceglie lui. E poi a mettere i nomi delle persone nella lista e andare a cercare qual è quello che vince per primo, secondo e terzo.
Quindi volevo fare una cosa del genere, perché tanto se metto, sarebbe più ovvio fare come dicevo io prima. Sì. Però è difficile. Allora, facciamo una cosa, proprio per equilibrare la cosa. Ognuno di voi che vuole partecipare a questo contest deve mettere mi piace nei miei video, cioè in questo video, scusate, in questo, non nei miei video, perché non è un obbligo metterli. Mettere però mi piace in questo video, scrivere partecipo e fare un video parlando, così almeno non diciamo che uno è migliore, l'altro è peggio, l'altro è quello, l'altro è quell'altro, quello è qui. Fate un video dove o parlate diciamo del mio canale, magari, no, non dovete parlare del mio canale, dovete diciamo dire una vostra opinione sul mio canale, ecco, una cosa del genere. Cioè voi fate un video non su Minecraft e cose varie, cioè potete fare un video su Minecraft, però non parlando di Minecraft appunto, cioè non facendoci un gameplay, ma tipo parlando, che ne so, dite Bayon Community è una persona allegra, ad esempio, è un ragazzo sincero, come volete, diciamo, dai. Avete capito? Perché tanto se vi chiedo di fare un video su un gameplay sarà un casino decidere chi ha vinto. Se invece faccio un video tipo come Mr. Tecnotube che dice fate una recensione su un gioco, io alcuni giochi non li conosco, ma basandomi sulle persone che hanno fatto quel video ci sarà anche una bella difficoltà a decidere il vincitore. E quindi volevo mettere una fusione di questi due elementi. Il primo mettere il coso del random, cioè quello dove tu metti le persone che hanno scritto partecipo e hanno messo mi piace e mettere il coso a random, quindi magari c'è il numero 15 o il numero 20, il numero 30 in base a quelli che hanno partecipato. E poi fare un video dove parlate del mio canale, se vi piace il mio canale, se seguite i miei video, se non li seguite, se vi sto sul cazzo, dite quello che volete nel video e metterlo come video di risposta qua. Così almeno io, quando so che avete messo un video di risposta qui nel mio video, io li guardo, controllo se è tutto in regola, come vabbè, saranno tutti in regola, chi se ne frega. E poi, quando scadrà il giorno, che adesso siamo il 10 luglio, lo facciamo scadere il 17, così almeno avete una settimana. Se invece ci saranno problemi, lo facciamo il 20 o il 19 di luglio, così avete una settimana e 3 giorni. Quindi questo è il mio contest, vi metterò le regole in descrizione. Ragazzi, lo so che adesso voi direte, sì, ma perché abbiamo fatto questo video parlando di te o facendo queste cose, eccetera, eccetera? Perché c'è molta gente che non mi segue, quindi a me non mi piacerebbe che magari vincesse uno che non mi ha mai cagato di striscio e ha scritto solo partecipo per vincere il premio, ad esempio. Cioè non voglio essere uno stronzo egoista, però ammettiamo, cioè almeno voglio vedere se quelle persone che fanno i video vogliono partecipare per il contest e basta o perché sono anche interessati al mio canale. Se invece sono soltanto interessati a questo contest, fa niente, però faranno quel video e basta. Faranno quel video dove parlano del mio canale, è finito. Perché ho visto molte volte che molte volte anche in molti canali di YouTube che quando uno fa il contest tipo per i 100 iscritti partecipano solo 4 persone, gli altri non hanno mai seguito il suo canale e partecipano solamente quando c'è un contest. Ecco, questa è una cosa bruttissima. Quindi vorrei soltanto che voi faceste un video che parlate su di me. O altrimenti fate un video dove recensite un gioco, ecco, proprio perché non volete magari parlare di me o del mio canale, se sto facendo per caso qualche cosa di buono, se sto facendo qualche progresso, se sto facendo qualcosa. Ecco, volevo sapere anche, volevo che faceste un video del genere appunto per parlare un po' se sto facendo qualcosa di sbagliato o meno, le vostre opinioni, ecco. E non proprio su recensione dei videogiochi, ecco. Al massimo, se volete fare un video su recensione di un videogioco della PS3, PS2, PS1, Nintendo Entertainment System, Nintendo 64, tutte le console che volete, tutti i joystick che volete, tutte le non joystick, tutte le Nintendo, queste cose qui. Almeno
A me notite che il video lo state facendo per Beyun Community, così almeno so che lo state facendo per me, e mettetelo nei video di risposta. Io adesso non vorrei che magari nelle impostazioni del mio canale non potete mettere i video di risposta. Io penso di sì, perché mi ricordo che si poteva, ce l'avevate già. Quindi, vabbè, poi guarderò su internet come si mettono i video di risposta, perché io mi ricordo che è attivato. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, mettete mi piace, partecipo e fate un video dedicato a me, o se volete anche un video recensione di un videogioco e mettete però che lo state facendo per Beyon Community e il contest finirà, facciamo il 18 luglio, anzi 19 luglio, perfetto, 19 luglio, così avete una settimana e... No, facciamo il 20 luglio. 20 luglio. Così avete una settimana e 3 giorni. Perfetto, così non allunghiamo 2 settimane perché sennò è un casino. Quindi il 20 luglio finirà il contest e inizia il mercoledì 10. E poi si farà il coso del random. Così almeno saprete comunque chi ha vinto. Io vi consiglio di farlo comunque dedicato a me, così almeno non ci sono differenze di livello e cose varie. Se no fate un video recensione e poi faremo il coso a random, il coso che deciderà il vincitore. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Beyon Community, ciao a tutti!